Oggi qui a Rimini per l'incontro scuola statale o paritaria, purché sia migliore. Sì, è un incontro che ha un tema vecchio che io non considero più molto attuale, perché è già risolto da una legge e dalla Costituzione. Ritengo invece che il centro della nostra attenzione deve essere l'apprendimento, ovunque si svolga. E guardi, in questi mesi si è molto parlato di scuola, come mai era successo, e se ne sono occupati tutti, persino il mondo politico, i giornali. Non si è mai, quasi mai, usata la parola studente. Sembra che si parli d'altro. Si parla di libertà, si parla di sceriffi. Si è distratta l'opinione pubblica dal vero tema, che è quello di mettere l'apprendimento al centro della scuola. Oggi al centro della scuola c'è la trasmissione del sapere, perché noi abbiamo una scuola in cui chi sa trasmette a chi non sa, ma non è più questa la scuola nel mondo evoluto. Non deve più esserlo qui, perché in Italia abbiamo ottenuto una grande rivoluzione alla fine del secolo scorso, e cioè che a scuola vanno quasi tutti o tutti. È persino un risultato interessante, bello, ancora insufficiente in Europa, però in Italia è un passo avanti, che il 75% dei giovani prende un diploma. Prima si fermava la scuola media, la grande maggioranza. E questa rivoluzione, perché è una rivoluzione, la scuola per tutti e per ciascuno, non è digerita, non in una buona parte dell'opinione pubblica e anche della classe politica. Vedi che tu non ce la fai a studiare, perché non te ne vai a lavorare? Questo è lo slogan infame, ingiusto, perché se non ce la fa, non è un marchio del cervello, è che il sistema lo espelle, perché è un sistema trasmissivo che non consente che ognuno che studia ci metta un pezzo di sé. O meglio, non è che non lo consente, non lo stimola, non lo fa venire fuori, non lo sorregge. La scuola è una serie di servizi, oltre che un servizio, è una serie di misure che ti sostengono in questo viaggio d'Ulisse dentro la conoscenza, che è un viaggio d'Ulisse avventuroso, ricco di inquietudine. Le parole del Papa, meravigliose, che richiamano Ulisse, l'eroe della conoscenza, dell'intelligenza, della sapienza, della speranza di raggiungere il luogo del ritorno. Ecco, questa è la scuola. Diceva proprio lei, in questo periodo se ne parla tanto, no? Soprattutto della distinzione fra scuola statale e scuola paritaria. Si parla soprattutto del problema dell'IMU. Lei cosa ne pensa? Beh, l'IMU è un problema che è bene che se ne parli e si risolve, ma totalmente secondario. Il problema è come si studia e quanto si studia e che cosa è la vita dello studente nella scuola. E di quello dobbiamo preoccuparci fino in fondo. Era il 97, oggi siamo al 2015, è di nuovo qui al meeting. Cosa ne pensa? Beh, devo ringraziarvi di essere stato invitato, io sono venuto volentieri. Sento che la tematica che viene proposta nei versi di Mario Luzzi, nella mancanza, e il discorso del Papa, fantastico, che rilancia l'inquietudine, il cuore inquieto, ha fatto un grande passo avanti, perché oggi la scuola, anche qui, sento che è percepita come un momento di inquietudine, di ricerca, di qualcosa che manca, che si vuole raggiungere, non di qualcosa di preconfezionato che si deve imparare o a memoria o a senso, non conta. E quindi una scuola della creatività, dell'espressività, e la mancanza dell'arte a scuola è la ferita più grave per la scuola. E questi versi richiamano la necessità di ciò che aiuta a superare la mancanza, che è l'ispirazione artistica. Insieme alla ragione bisogna coltivare l'arte a scuola.
Cosa la colpisce ogni volta che torna del meeting? Soprattutto la perfetta organizzazione. Questo mi ha colpito perché tutto funziona, il che significa che Don Giussani vi deve aver insegnato a come Abramo ha incontrato Dio, o Dio ha chiamato Abramo, ma vi deve anche aver insegnato a mettere le cose a puntino un'ora dopo l'altra e con tutti che fanno il loro dovere.